Buonasera, eccoci, buonasera, buonasera, benvenuti alla, benvenute, benvenuti alla lezione 7, autoproduzioni, eco per una vita più sana. Io sono Lucia Cuffaro. Allora, come sempre, salutiamoci, ditemi pure se si sente bene la voce, il video, abbiamo fatto delle prove prima, dovrebbe essere tutto ok, però insomma, se vi va. Di commentare, insomma, se si sente tutto è un grande piacere. Si sono iscritte delle persone proprio all'ultimo, ho visto fino a 5 minuti fa, quindi evviva, siamo circa 1.000 persone iscritte. E già vi dico che la dispensa che manderemo in parte, perché poi è un po' lunga in sovraimpressione, la troverete domani nella posta, nella vostra email, anche con diciamo la registrazione di questo video. E se volete condividere questo video sui social, su Facebook, su WhatsApp, su Telegram, ovviamente è un grande piacere. La stessa cosa è anche per la dispensa, potete inviarla a chi volete, insomma, soprattutto se volete far replicare qualche ricetta. E allora ci stiamo collegando tutti, vediamo se è tutto a posto da un punto di vista, come si dice, di audio, ma sì, mi sembra di sì, che è tutto a posto. Ok, visualizziamo il mio canale, è tutto ok. Allora, vediamo se siamo online. Live, eccoci qua. Perfetto, allora, vedo che è tutto ok. Allora, intanto vi volevo chiedere una cosa, se vi va, dato che non ci vediamo dal vivo, di scrivere in un commento il nome, la città in cui si sta seguendo la diretta, quindi la città in cui ci si trova, e poi l'autoproduzione preferita in generale. Faccio l'esempio, Lucia, Roma, pane. Giusto un po' per connettersi e conoscersi. Allora, vediamo subito il programma di questa serata. Quindi, dato scusate, mi presento Lucia Cuffaro, per chi non mi conoscesse, Lucia, sono un po' come si sente dall'accento, una romana, romanaccia, come spesso dico, insomma, questo percorso legato all'autoproduzione in qualche modo viene dal mio quartiere. Io abito a Roma, vicino alla discarica di Malagrotta, vicino al quartiere legato appunto al tema dei rifiuti, e quindi in qualche modo l'approccio alla decrescita felice, alla riduzione a monte degli sprechi, a un approccio rivolto al meno e meglio, al saper fare, alle antiche tradizioni in chiave moderna, sono diventate, diciamo, la mia passione. Da passione ad attivismo, che ancora faccio molto felicemente, è diventata anche un lavoro. Mi occupo di autoproduzione a tutto tondo e mi sento molto, molto, molto onorata di poter far parte appunto di questo mondo dell'autoproduzione. Scrivo libri, ne ho pubblicati vari con la casa editrice Macro, uno uscirà a breve con un'altra casa editrice, ma insomma lo diremo a breve. Scrivo per alcune riviste, Vita e Salute, curo una rubrica sul Fatto Quotidiano legato alla consapevolezza nella lettura delle etichette, e molti magari guardano ogni tanto il programma che facciamo in Rai a 1 mattina in famiglia il sabato alle 10:19, e poi questa diretta all'interno della scuola dell'autoproduzione online, che appunto è la mia scuola di formazione legata proprio all'idea di trasmettere le pratiche di autoproduzione e creare una diffusione ancora maggiore anche di persone che la possano insegnare. Ma vediamo subito il programma. Allora, Paolo, se puoi per favore, ecco perfetto, la dispensa che troverete domani in posta. Prossima slide, così ci vediamo il programma. Allora, cosa facciamo questa sera? Faremo come prima cosa la preparazione del tofu di lenticchie saporite. Uso l'aggettivo saporito perché così già siamo tarati su un'idea saporita, appunto. Poi vedremo la kombucha, che è appunto questa bevanda fermentata a base di tè con una parte ovviamente zuccherina per attivare la fermentazione e farla progredire. Poi faremo delle preparazioni legate, aspetta che mi apro la dispensa, così mi ricordo bene. Eccolo. Ecco, mi ricordavo, la crema di mandorle è fatta con un solo ingrediente, crema spalmabile di mandorle, buonissima,
peraltro ovviamente è un'idea anche per il periodo natalizio. Poi stessa cosa, faremo l'oleolito con le erbe e fiori con il metodo a caldo in un giorno solo. Anche questo si può utilizzare per un'idea di regali natalizi o doni o per sé. Quindi molto molto facile. Il deodorante solido, il profumo spray con varie aromatizzazioni, quindi anche nel dispenso ho provato a inserire una serie di oli essenziali che rendono molto bene all'interno di fragranze per profumo per il corpo. E per chiudere parliamo un pochino del tema dei detersivi naturali, delle ecopulizie con uno dei più grandi alleati delle pulizie che è il percarbonato di sodio, che so che già in moltissime e moltissimi usate e quindi lo ribadiamo, vediamo un po' di trucchetti e consigli. Allora, iniziamo subito. Allora, vediamoci subito gli ingredienti per il tofu di lenticchie. Cosa serve? Allora, poi li leggo pure io. Il computer qui. Allora, per fare il tofu di lenticchie serve una tazza di lenticchie rosse decorticate, secche ovviamente, 3 tazze di acqua per la cottura, un cucchiaino di sale fino integrale. 3 tazze di acqua per ammollo, spezie e pepe nero a piacere, pirofila, pentola, frullatore. Ho anche messo un'idea di prezzo in qualche modo, di quanto può costare, sono circa 80 centesimi, diciamo una variante fra 60 centesimi e 1 euro, in base anche al costo ovviamente delle lenticchie. Allora, entriamo a tutto schermo. Così, ecco, neanche si vede il computer. Perfetto. Allora, eccole qui, lenticchie rosse decorticate. Eccole qui. Si può fare anche con le lenticchie in generale. Diciamo che il risultato finale, molto omogeneo, liscio, godurioso, si ha con questo genere di lenticchie. Adesso, giusto per incuriosire. Eccolo qua già il risultato finale. Quanto è carino! Poi lo tagliamo insieme, lo rivoltiamo in un piatto, ma non anticipiamo troppo. Allora, la prima cosa da fare è mettere le lenticchie in ammollo. Allora, mi sono anche preparata una specie di mini tavolino. Eccolo qua, così lavoriamo e si vede tutto meglio. Quindi ho messo le lenticchie in ammollo per 6-8 ore, diciamo il tempo di una notte. Perché fare l'ammollo? Uno. La lenticchia ovviamente diventa più morbida, assorbe acqua, diventa più cicciotta, diventa più digeribile, ma uno dei più grandi ovviamente vantaggi è l'attivazione anche di processi di germogliazione che si ha con i legumi quando li lasciamo in ammollo per una notte. Il tema della germogliazione è un tema ampissimo, per adesso non lo trattiamo. Però diciamo subito una considerazione, perché fare il tofu di lenticchie e non di soia? Allora, la soia sicuramente serve di produzione italiana, non OGM, va benissimo, sappiamo che la soia ha una serie di controindicazioni rispetto all'età, quindi spesso i medici e le persone, i naturopati, eccetera, li vietano ad una serie di persone in base a delle patologie o in generale possiamo dire anche per variare per il gusto. Si tratta anche in questo caso di un prodotto estremamente proteico, molto salutare, molto digeribile, ma soprattutto versatile perché permette di fare tante preparazioni. Allora, abbiamo detto 6-8 ore l'ammollo. Dopo aver fatto l'ammollo, ovviamente devo scolare, quindi eliminare sempre l'acqua di ammollo, che potrebbe avere delle impurità delle lenticchie o comunque delle sostanze che vanno eliminate. Quindi vado a scolare il più possibile. Ok, perfetto. Mi recupero le lenticchie anche qui dentro. Ok, togliamo procediamo con l'altro passaggio. Quindi dobbiamo mettere all'interno della nostra ciotola con le lenticchie 3 tazze di acqua. Quindi prendiamo l'acqua,
Faccio proprio le tasse. Uno, due e tre. Ok, quindi è facile, tre per l'ammollo e tre invece per quanto riguarda il processo di frullatura che faremo adesso. Quindi do una girata molto veloce e vado a frullare. Quindi prendo va benissimo una frullatura di immersione, tipo questo, non servono cose particolari. Lo attacco e frullo. Posso frullare per circa 1 minuto, ma volendo possiamo frullare anche durante il processo di cottura. Intanto adesso frulliamo perché questo permetterà una cottura più veloce, di soli circa 15-20 minuti. Allora, praticamente è già frullato, quindi è tutto molto molto veloce. Levo il mio boccale, eccolo qui. E devo passare poi all'interno di un pentolino. Allora, devo poi cuocere all'interno di un pentolino senza coperchio per circa 15 minuti. Il tempo può variare, possono essere un po' meno minuti, un po' più minuti. Questo dipenderà anche dalla consistenza. Deve avere questa consistenza, cioè morbida, eccola qui, come quella di un purè, né più né meno. Ok, già così è buonissimo. Ok, dopo aver ottenuto questa consistenza, vado a posizionare il mio appunto impasto cotto di lenticchie precedentemente ammollate e frullate all'interno di una pirofila. Allora, io utilizzo in genere quelle di, come si dice, quelle di Pyrex. Mi trovo molto bene, peraltro non attacca, quindi è molto molto comoda da utilizzare. Con una leccarda o una Maria Luisa, come molti la chiamano, che poi chissà perché Maria Luisa, la Luisa, non Maria Luisa, peraltro, la Luisa. Va bene. Allora, lo devo livellare e creo uno strato. Allora, guardate solo con una tazza di lenticchie quanto poi ne viene tantissimo, perché ovviamente c'è la parte acquosa. Ok. Prima di mettere nella pirofila possiamo aggiungere le spezie, come ad esempio del pepe nero, del prezzemolo, della menta, del timo. Ah, mi ero dimenticata, scusate. Qui dentro ovviamente va aggiunto anche il sale, quindi prima di andare a cottura, lo faccio così ce lo ricordiamo, dobbiamo aggiungere un cucchiaino di sale fino integrale. Il sale può essere aggiunto o prima di andare a cottura o verso la fine della cottura. Se il sale si aggiunge alla fine della cottura, in realtà è meglio. Perché? Perché i legumi in realtà andrebbero salati proprio alla fine, affinché siano meno amari. Diciamo una cosa che si usa meno duri e meno amari. Allora, continua a livellare. Quindi abbiamo detto che l'impasto è già salato. In questa fase, nella fase della cottura, quando lo mettiamo nel pentolino, quindi all'interno lo facciamo, possiamo aggiungere anche eventuali spezie. Io non uso grandi cose perché il sapore è già buono, quindi tendenzialmente utilizzo semplicemente del pepe. Quindi aggiungiamo del pepe, misceliamo e andiamo poi a cottura. Ok. Qui ce l'abbiamo ovviamente già cotto per i tempi, quindi circa 15 minuti. Lo stendo sulla mia pirofila in questo modo e aspetto mezz'ora, un'ora, 2 ore, in base un po' alla temperatura esterna. In questo periodo basta un quarto d'ora, mezz'ora messo fuori dalla finestra e si rassoda immediatamente. Quindi si può preparare veramente in pochissimo tempo. Lo livello perfettamente in questo modo
me lo dimentico per un po' di tempo, non serve neanche il passaggio in frigo, eh. Se vediamo che non si addensa abbastanza, un trucchetto è quello di aggiungere, perché magari abbiamo sbagliato, abbiamo messo troppa acqua, un trucchetto è quello di aggiungere uno o due cucchiai di amido di mais nella fase della cottura. Altra cosa, se non abbiamo tempo di fare l'ammollo, possiamo anche semplicemente aggiungere, lavare, sciacquare molto bene le lenticchie, quindi sotto l'acqua corrente in un colino, quindi direttamente così, trasferirli in una ciotola, aggiungere le 3 tazze di acqua pulita, frullare e dopo aver frullato si fa riposare il composto per circa 15 minuti. Almeno in qualche modo si attiva, abbiamo detto, in qualche modo diventano più digeribili, assorbono acqua, quindi si facilita poi il processo di omogenizzazione, di, come si dice, di rendere il tutto più morbido, liscio e setoso, perché il risultato finale, adesso lo vediamo, tanto quanto è bello, lo vado subito a girare all'interno di un piatto. Eccolo qui, quanto è carino! Allora, ho fatto il mio, diciamo, tofu, ovviamente in questo caso c'è una forma non quadrata, la forma non rettangolare, la forma dipende dalla pirofila. Posso fare a questo punto i tagli quando è duro. Ve lo faccio vedere anche con le mani, vedete, è proprio un panetto. Quindi faccio i tagli. Allora posso scegliere di fare dei quadratini o delle striscioline in base a come poi lo voglio cuocere. Allora facciamo entrambi, quindi se io volessi fare ovviamente i quadratini, faccio i tagli a quadratini. Eccolo qua. Sembra proprio un cubettino di tofu un po' rosa. La strisciolina pure è molto interessante perché permette una cottura, eccolo qua, quanto è bella, una cottura a piastra in qualche modo. Un'altra cosa che si può fare prima di cuocere questo tofu di lenticchie e fare una marinatura, quindi prima di andare in cottura, quindi ripassato in padella oppure fatto in friggitrice ad aria, fatto in forno, ovviamente una ripassata in padella è fondamentale per una questione anche di appetibilità, ma già in questa fase è comunque cotto, quindi lo potremmo, che ne so, aggiungere ad una zuppa, condire con un po' di olio e pepe, quindi comunque già cotto, però se vogliamo dargli quella spintarella, sapore per più, possiamo ripassarlo in padella. Volendo, prima di metterlo in padella, possiamo fare anche delle marinature. O classica marinatura con aglio, olio, prezzemolo, limone, oppure fare qualcosa di più orientale. Quindi prendo le mie striscette, le metto all'interno di una ciotola, ecco qua, prendo pure questa parte qui, e aggiungo o della salsa di soia o io amo molto lo shoyu, eccolo qui, che è sempre una salsa di soia però fermentata, molto molto buona. A me piace più questa. Ci aggiungo quindi la soia, senza esagerare perché avevamo già salato prima. Quindi ha senso, se a noi piace molto la marinatura con la soia, nella fase della cottura non mettiamo il sale o ne mettiamo di meno. Allora lascio un pochino marinare e a questo punto cuocio, quindi faccio vedere un po' l'estetica. Eccola qui. Le mie striscioline hanno già preso un altro tipo di colorito. Colorito. Ovviamente questa sarà il mio post cena, finita la lezione. Ok, le abbiamo messe sul fornello, giusto una piccola scottata per far vedere il risultato finale, vi dico intanto che questo tofu di lenticchie si può fare anche con i fagioli, devono essere dei fagioli abbastanza morbidi, però l'ideale è rimuovere le bucce, quindi in qualche modo magari usare
un passaverdure. Quando c'è la buccia non viene setoso e liscio come questo. Non so se si vede bene, ma è bellissimo, un po' miam miam. Ok, molto buono e anche semplicemente rotolato nella farina, impanato, quindi con la farina o impanato con il pan grattato, quindi o infarinato o impanato, molto molto semplice. Si può fare anche con la farina di riso, così rimaniamo in un'idea di no glutine. Ovviamente questo è un preparato senza glutine. Allora, giusto per farvi vedere, non finiamo la cottura, ma già, aspetta, li alzo un po' di più, già si può vedere anche la colorazione data dallo shoyu, vi dà un colore molto appetitoso. Se facciamo la crosticina, poco poco poco, leggero ovviamente, mai bruciato, è veramente buonissimo. L'altra cosa è molto carino per gli aperitivi, fatto in questo caso a stecchette. Si fanno dei bastoncini, si mettono all'interno di una ciotolina o di un bicchiere messi per dritti, si fa una salsa, poi nella dispensa vi ho messo anche delle immagini, si fa una salsa e si prende la salsa con il bastoncino di tofu di lenticchie. Va bene, la smetto perché mi sono molto appassionata di questa preparazione. L'altra cosa interessante è che si conserva ovviamente in frigorifero qualche giorno, ma si può congelare. In congelatore conviene metterlo o già tagliato in cubetti oppure in piccole parti, cioè non ovviamente la grande forma, ma in qualche modo fare dei quadratini, dei rettangoli o già dei cubetti tagliati, in modo tale che prendiamo poi quelli che ci servono per l'uso personale. Una volta che lo facciamo, ne facciamo tante perché semplicemente con una tazza di lenticchie viene una pirofila del genere. La pirofila è grande, quindi se io avessi usato una pirofila un po' più piccola, mi sarebbe venuto un impasto un po' più alto come questo, ad esempio. Quindi l'altezza la decidiamo noi. Ok, direi che ci siamo. Non so se ci sono domande su questa preparazione. Intanto io sposto le cose. Allora, mi avvicino a leggere. Allora, scusatemi il faccione. Si possono cucinare anche nella friggitrice ad aria? Assolutamente sì. E ti dico che vengono benissimo. Prossima domanda, se ce ne sono, eh? Ovviamente. Ah, bravo, vabbè, qua, grazie Paola. Leccarda o... la Marisa, non la Maria Luisa, scusatemi. Va bene, io sbaglio sempre. Guardate i rossi, peraltro, io sbaglio sempre qualcosa durante una diretta. Potrebbe essere questa, magari ce ne saranno altre di cose, però per adesso è questa. Grazie mille. Allora, mi sa che non ci sono più domande. Andiamo con la prossima preparazione. Tanto mi tolgo il mio preparato. Opla, togliamo anche lo shoyu che per adesso non serve e andiamo con la seconda preparazione di oggi che è la kombucha. Yeah! Fantastica! Mi sto appassionando da un po' di tempo alla kombucha, ho fatto per tantissimi anni il kefir e negli ultimi tempi però sto preparando la kombucha. Allora, vediamo subito gli ingredienti. Cosa serve per fare una kombucha, quindi una bevanda? 125 grammi di zucchero di canna, e possibilmente è questo l'ideale. Poi 2 litri di acqua, acqua intendo temperatura ambiente di rubinetto, 2 cucchiai di tè nero senza aromi aggiunti o 4 bustine di tè, con una preferenza sul tè nero sfuso, ovviamente. Una tazza, quindi 250 ml di liquido starter di kombucha della precedente produzione, poi lo spiegheremo dopo. Uno scoby, un colino, un barattolo di vetro grande, un tessuto a misura, elastico cordino e aromi per la seconda fermentazione. Costo del prodotto fai da te 50 centesimi. Allora, se qualcuno fa già la kombucha, magari ce lo può scrivere. Così insomma già condividiamo un momento appunto di autoproduzione, non so se Paolo lo può mandare poi in onda, se ha
arrivano appunto persone che già fanno la kombucha. Allora, partiamo innanzitutto che cos'è la kombucha? Quindi è una bevanda fermentata probiotica che viene ottenuta grazie alla fermentazione di tè all'interno di acqua con zucchero. Questo si attiva con una madre. Questa madre è lo scoopio, ovvero una coltura simbiotica di batteri e lieviti in un liquido appunto zuccherino. Si può dolcificare, si dolcifica con lo zucchero per tradizione. Lo scoopio, appunto, questa madre, si deve per forza partire da questa. Mi lavo gli anelli, le mani devono essere ovviamente pulite. In genere si prende con le mani, non con cucchiai d'acciaio, di legno, eccetera. Allora, eccola qui. Ciao! Eccolo qui. Perfetto. Mi pulisco le mani, ovviamente. Ok, perfetto. E lo rimetto all'interno del mio barattolo. Quindi, in qualche modo, dobbiamo riuscire ad avere questa madre della kombucha. Ok, molto simile concettualmente alla madre dell'aceto, un po' per capire. Dove qui mi autofaccio la domanda, non so se già qualcuno l'ha detto, l'ha scritto, ovvero se la kombucha cioè dove la trovo la madre della kombucha? La madre della kombucha la trovo regalata. Dove, allora, molto comodo sono i gruppi Facebook o anche Instagram, in realtà, quindi i profili Instagram che parlano di kombucha. Cosa dobbiamo fare è chiederla il regalo, quindi ci si iscrive a un gruppo, facile la ricerca su Facebook è kombucha oppure regalo kombucha, cerco kombucha, dono di kombucha, la posso fare anche su Google, su un motore di ricerca, come si dice, questa ricerca questo ci permette appunto di ottenere la nostra madre. Esistono anche dei rivenditori, me l'ero segnato, eccolo, ci sono dei rivenditori anche qua, vendita di madre di kombucha che la vendono. Io in realtà preferisco il concetto di dono, quindi insomma tendenzialmente se si iscrive a uno di questi gruppi ci sarà sempre qualcuno che ti dirà te la do io. In tutte le città, i comuni italiani ci sono persone che donano pasta madre, kombucha, granuli di kefir, quindi non vi preoccupate, la trovate il regalo e poi voi stessi la potrete regalare perché durante il processo di fermentazioni spesso si crea una seconda madre da sola, cioè in superficie si crea una sorta di tappo, quindi una seconda madre e potete vedervi la seconda madre che si è creata o la prima e una delle due donarla, quindi a quel punto la potete donare. Quindi in qualche modo è la madre che decide quando figliare e quando andare in dono e glorificare per il mondo. Allora, cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è, io l'ho già fatto ovviamente, del tè sfuso si mette in genere 2 cucchiai di tè per 2 litri d'acqua, considerando che poi non saranno mai 2 litri tra evaporazione e foglie di tè che assorbono appunto foglie di tè che assorbono l'acqua. Vi volevo solo far vedere, quindi ho immerso la mia parte liquida con delle foglie di tè, eccolo qua, e devo poi filtrare. Io ho già filtrato, ecco qui, e una volta che è freddo lo posso utilizzare. Prima di utilizzarlo, quindi sia in fase calda o quando è freddo, posso aggiungo lo zucchero. Lo zucchero è fondamentale, lo zucchero si aggiunge prima della madre, ok? Quindi aggiungo il mio zucchero che avevo già pesato. Perfetto. E giro. Devo girare per miscelarlo al meglio. Mettiamo qui, che si vede meglio. Perfetto.
Perfetto, lavo il cucchiaio. La kombucha in genere si fa con dei contenitori di vetro, ok? Allora, adesso che dobbiamo fare? Il tè, la bevanda al tè deve essere fredda, no caldo, no bollente, in un'ora fredda fuori della finestra. Quanto tempo devono rimanere le foglie di tè? Circa 10-15 minuti. Il tempo non è il tempo per la bevanda del tè che noi beviamo, ma è un po' più lungo, ovvero 10-15 minuti. Quindi, facendo un recap intanto della fase iniziale, prima cosa abbiamo la madre, ce la siamo procurata. La madre in genere arriva con un liquido già di fermentazione, come questa, arriva probabilmente con il coperchio, diciamo che ci arriva in questo modo. La metto un attimo da parte, faccio bollire l'acqua. Aggiungo 2 cucchiai di tè sfuso oppure 4 bustine di tè senza aromi aggiunti all'interno di un pentolino o ancora meglio se ce l'avete una cosa del genere, tipo un boccale di vetro, il vetro insomma è sempre molto amato, oppure una brocca. Lascio in infusione le foglie di tè 10-15 minuti, trascorso il tempo, filtro con un colino. E arrivo appunto a una bevanda di tè. A questo punto aggiungo lo zucchero, giro, quindi faccio in modo che lo zucchero sia completamente risciolto nella bevanda e faccio freddare, possibilmente coperto, per evitare che evapori troppo l'acqua fuori dalla finestra, in casa, faccio freddare completamente. A questo punto mi preparo con il mio barattolo che deve essere asciutto e perfettamente pulito. Vado a mettere il mio cubi, quindi la mia madre all'interno, ok, con delicatezza, sempre con le mani, non si fa con il cucchiaio. Ok, all'interno e aggiungo la bevanda. Devo poi aggiungere anche 250 ml, quindi una tazza del vecchio liquido di fermentazione che era stato in questo barattolo 7-10 giorni. Quindi ne aggiungo una tazza, 250 ml. Qui non vado ad occhio, cerco di essere precisa e di fare peso. Ok, ovviamente questa tazza l'ho tarata, è quella che uso solitamente, e aggiungo. Ok, non devo arrivare completamente al limite, ma posso aggiungere altra bevanda. Ok, solitamente potrebbe avanzare un pochino di tè in base al contenitore, quello ce lo vediamo, come dire. Adesso devo posizionare un telo di cotone. Naturale, quindi non deve essere qualcosa di acrilico, qualcosa che faccia traspirare e respirare la nostra kombucha e lo fisso con un elastico che avevo messo qui, ma adesso ne prendiamo un altro. Allora, elastico, ok, e posiziono il mio barattolo con la madre all'interno di una dispensa, quindi lontano da luce solare e da fonti di calore e quindi luce, per 7-10 giorni. Se volete, una volta al giorno possiamo controllare che tutto sia bene con le mani ben pulite, respingere bene dentro la madre se è salita verso l'alto. Ok, l'altra cosa è cosa fare della bevanda Beck, appunto, che ha già fermentato 7-10 giorni. In teoria è già pronta, già una bevanda probiotica, non poco, che arricchisce tantissimo la nostra flora batterica, ma è anche una bevanda leggermente frizzantina, perché la madre e quindi tutti i lieviti batteri che sono all'interno si muovono e cominciano ad elaborare gli zuccheri e creano questa fermentazione, che è leggermente alcolica, si dice che torna allo 0,5%. Una volta che è pronta la nostra bevanda dopo 7-10 giorni, chiaramente
C'è chi la tiene anche un po' di più, io non la tengo mai tantissimo per evitare che si inacidisca per una questione di calore. La mia casa è sempre molto calda. Allora, prendo l'imbuto e vi faccio vedere anche già il risultato finale. Quindi, il vecchio barattolo, quello che aveva già fermentato per 7-10 giorni, lo vado a colare all'interno di una bottiglia. Metto comunque un colino perché potrebbero esserci dei residui. Vedete come ci sono dei residui? Allora, l'ideale è arrivare, quindi usare una bottiglia che abbia poca aria dentro. Quindi l'ideale è mettere un po' più di liquido o scegliere una bottiglia, la bottiglia l'imbuto, scegliere una bottiglia un po' più piccola. Comunque, in generale, dobbiamo tappare e lasciare per altri 2-5 giorni per fare la seconda fermentazione, che è facoltativa. La seconda fermentazione si può fare anche aromatizzata, quindi possiamo aggiungere, in questo caso ho lasciato dello spazio apposta perché aggiungerò una tisana, un infuso al carcadè, che è molto molto buono, la mia amica Alessandra mi insegna a far sempre, e viene molto buona la kombucha al carcadè. 2-5 giorni non bisogna mai arrivare all'estremità perché ovviamente potrebbe in qualche modo non potrebbe non esplodere, però insomma potrebbe esplodere se si arriva sopra sopra sopra, ma lasciando arrivando sempre a questo livello non abbiamo problemi. Tutte le cose frizzanti, qualsiasi cosa frizzante, un prosecco, una bevanda frizzante non va mai al massimo. Sempre lasciare almeno una mano, ok? Rimane chiuso 2-5 giorni fuori dal frigorifero, dopodiché la seconda fermentazione è pronta e lo posso degustare. Questo lo tengo in frigorifero e ci sta altri 4-5 giorni ed è frizzante. Non so se si vedono, diciamo, un po' le bollicine, eccole qua, ed è molto gustosa da bere in ogni momento della giornata. Sulla kombucha in realtà c'è un mondo, adesso mandiamo anche noi eventuali domande, ma vi volevo intanto consigliare un libro proprio sul mondo delle fermentazioni, che è quello di Sandor Ellis-Katz, non so, c'è questo cognome, Il mondo della fermentazione, fatto molto bene, racconta veramente tantissimi argomenti e parla pure della kombucha, quindi la ricetta che utilizzo io in realtà è quella che lui sta cercando di tramandare al mondo. Questa bevanda in realtà viene sempre dall'Oriente. Io sono stata quest'estate in Indonesia e la kombucha era ovunque, ma poi è diventata molto di moda anche in America. In Europa è molto legato a uno stile di vita salutistico, proprio perché arricchisce la flora batterica. È una bevanda frizzante, gli zuccheri sono elaborati dai lieviti e batteri all'interno della madre e quindi non si ha quel problema dell'eccesso di zuccheri con la bevanda. Quindi ve lo straconsiglio. Vediamo se ci sono delle domande. Intanto io tolgo un po' di cose. Allora, vengo a vedere le domande e ci metto sempre il faccione. Si può utilizzare anche il miele al posto dello zucchero? No, come nel kefir, sarebbe meglio utilizzare proprio lo zucchero perché la madre ha bisogno proprio di zucchero. Va benissimo l'equo e solidale, quello classico marroncino, diciamo. Non so se ci sono altre domande. No, perfetto. Ok, allora passiamo al prossimo argomento. Tanto qui siamo pieni di kombucha, le togliamo. Ok. Questo via. Allora, prossimo argomento. Qui è proprio facile, possiamo anche mandare in onda la dispensa. Qui ci serve veramente poco per fare una crema goduriosissima di mandorle. Allora, come farla? Servono veramente pochissimi ingredienti. Intanto sto vedendo che state scrivendo, non so se Paolo puoi mandare in onda qualche commento, dei commenti che sono arrivati. Intanto grazie, ah, c'è anche Orietta che ci segue sempre, Cecilia, grazie per il bel messaggio.
Anna, grazie mille per il bel messaggio. Se vuoi, mandali pure in onda, Paolo. Sono quelli da YouTube, non so se li vedi. Grazie per gli auguri dell'onomastico. Poi, allora, Carol Greta scrive: io ho lo Scooby, se qualcuno serve, a Milano. Quindi, bellissima la madre, che bella madre, in provincia di Varese. Elena Clivio, ciao Elena, Mary, ciao Mary, a Milano, Treviso, Cassano, fantastico. Quindi, già vi state scrivendo. E quindi allora, questa è una domanda importante. Cristina chiede: quindi va bene anche per i diabetici? Allora, esistono vari tipi di diabete. In alcuni casi i medici, ma i medici ne fanno bere una piccola parte, ma è una domanda che va fatta al medico, assolutamente. Quindi la risposta è no, non va bene, ma per eventuali eccezioni è importante chiedere al medico. E Daniela chiede se c'è qualcuno a Roma. Daniela, scrivimi in privato perché te la posso dare io. Lo chiedo alla mia amica Alessandra che ha uno Scooby Hotel. E, ok, fantastico, grazie mille. Allora, controllo pure su Facebook. Non mi sembra che ci fossero. Ah, qualcuno da Trieste. Ciao Annalisa, perfetto. Scusate, ho mandato in onda. Allora, ritorniamo alla crema di mandorle, facilissima da fare perché c'è un solo ingrediente. Allora, per realizzare una crema di mandorla servono semplicemente 200 g di mandorle sgusciate, un tritatutto, un mixer, una ciotola con acqua. Questa è una ricetta praticamente con un solo ingrediente. Torniamo pure a schermo intero. Opla. Con un solo ingrediente, questo è un po' un'idea anche di facilità, nel senso l'autoproduzione, almeno per me, deve essere il più possibile poco impegno, massima resa, come ad esempio anche la produzione, no, del tofu di lenticchie. Può sembrare una cosa difficilissima, ma fondamentalmente è ammollo le lenticchie, levo l'acqua di ammollo, frullo con 3 volte l'acqua. Cuocio per 15 minuti e metto in una pirofila, fatto, e lo posso produrre congelandolo per mesi. In questo caso la crema di mandorle è talmente facile che serve solo un ingrediente, le mandorle. È pure un po' imbarazzante dire è una crema di mandorle spalmabile per la colazione, un solo ingrediente. Questo è un po' anche l'obiettivo della scuola, appunto, dell'autoproduzione. Questa lezione all'interno appunto del portale EcoSapere, in questo periodo per chi volesse appunto entrare nella scuola di autoproduzione, si sono riaperte le iscrizioni, non sono sempre aperte per una questione di numeri, perché essendo una scuola con iscrizione a vita, in cui le persone giustamente hanno necessità di essere seguite, non apro sempre le iscrizioni e quindi tengo un po', diciamo, il numero chiuso. In questo momento ho aperto per una ventina di persone massimo, forse una persona si è già iscritta, quindi 19, c'è una promo con 40 euro di sconto con un'iscrizione a vita, quindi da 327 euro a 287 euro. In più, per il Natale ho inserito anche l'idea di una lezione privata, appunto per chi sta iniziando, anche un po' motivazionale, magari per risolvere un po' i dubbi, che faremo in videochiamata per circa un'ora. Ne ho fatte già un po' in passato, avevamo fatto una promo del genere un po' di tempo fa. È stato anche molto bello perché è anche un modo di conoscersi. Chi ovviamente vuole regalare la scuola lo può fare scrivendoci, perché prepariamo un video. Peraltro Luca ha appena regalato la scuola, la sua ragazza, dovrebbero essere collegati. Abbiamo fatto un video, il biglietto personalizzato, lui le ha fatto una bellissima sorpresa, Tamara, che vi saluto se ci siete, e quindi insomma facciamo qualcosa di carino, di caldo. In genere faccio proprio un video io, mi piace un po' metterci la faccia, ecco. E l'ultima cosa, le lezioni sono arrivate a 71. 40 sono state già registrate e montate da Fabio, che è un bravissimo videomaker, e poi si stanno aggiungendo ogni mese e mezzo, 2 mesi, dipende un po' dalle stagioni, delle lezioni aggiuntive che faccio in diretta. La passata era sulla cosmetica autunnale invernale, quella che farò a dicembre e gennaio è collegato ai
ai bambini, quindi la coproduzione per bimbi da fare con bimbi, quindi sarà una lezione un po' particolare, invece quella di gennaio barra febbraio sarà sicuramente sull'approfondimento della kombucha. Vedo, c'è una domanda, a parte che la domanda la potrei vedere anche da qui, senza mettere il mio faccione davanti sempre. No, non la vedo, eccola, allora la vengo a leggere. Ciao Lucia, sì, ecco, ciao Luca, ciao Tamara, ciao. Scusate il faccione sempre, adesso la smetto, provo a vedere meglio. Ok, ci siamo, insomma, poi se volete su questo trovate tutti i link, le prom e via dicendo. Allora, vediamo come fare la crema di mandorle. Mi ha un po' portato avanti. Allora, cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare, ovviamente, è l'ammollo delle mandorle. Questa crema si può fare anche con la boccettina, la pellicina, però viene meno buona. Cosa dobbiamo fare? Fare l'ammollo. L'ammollo delle mandorle non è solo fondamentale per poter levare la pellicina, ma è importantissimo per attivare il processo di germogliazione. Perché è così importante? Allora, uno, la digeribilità migliora, ma il processo di germogliazione aumenta la biodisponibilità dei nutrienti per il nostro corpo. E quindi se le mandorle hanno una serie di vitamine, molte di queste vitamine saranno ancora più biodisponibili dopo un processo di attivazione in germogliazione. In soldoni che vuol dire le ammollo in una ciotolina con dell'acqua, quindi proprio veloce. Dopodiché, dopo l'ammollo, si sbucceranno molto più facilmente, ovviamente. Quindi, tra due dita vado a levare la pellicina e faccio appunto in modo di avere le mandorle bianche. Si può fare anche con delle mandorle comprate già senza pellicina, però se non sappiamo come è stato tolto, questa pellicina potrebbe essere stata tolta con vapore caldo, alcuni nutrienti non sono più attivi all'interno delle mandorle, quelli magari più termolabili, e quindi conviene sempre fare questo processo perché sappiamo noi come stiamo togliendo la pellicina, ma soprattutto facciamo anche l'attivazione in germogliazione. Questo è un consiglio che do anche quando si fanno i latti vegetali. L'ammollo fatelo sempre per latti vegetali, bevande vegetali per 8 ore. Ok, quindi dopo aver sbucciato una per una la mandorlina, quindi sbuccio la mia mandorlina, tanto insomma abbastanza veloce il tutto, mi faccio aiutare, mi guardo un film e me le sbuccio, vado ad inserirle all'interno di un frullatore. Prima di metterle in un mix, in un tritatutto, in un buon frullatore, posso tostarle leggermente in padella, ma stesso discorso, con il calore si levano una parte di proprietà. Allora, io l'ho già cominciato un po' a tritare, ma proseguiamo perché dovremo tritare per alcuni minuti. Quindi, per un po' di minuti all'inizio ci sarà solo l'effetto farina, quindi trito, 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 e quello che appare è una farina. Ma continuando a tritare si crea del calore e questo calore e il processo appunto fa piano piano, fa uscire l'olio dalle mandorle, l'olio naturale che poi è l'olio di mandorle. Stessa cosa con le nocciole, si può fare ovviamente. Quindi comincio a tritare e ci vogliono alcuni minuti, posso fare anche delle pause, tornare, però neanche troppo perché devo comunque creare una sorta di calore. Se voglio facilitare questo processo, le posso scaldare in padella, al forno, su un termosifone, in friggitrice d'aria per qualche minuto. Non le tosto, ma le scaldo solamente. Questo aiuta gli oli a uscire più facilmente. Un altro trucchetto, se le mandorle sono molto secche, per cui quest'olio oppure il tritatutto non crea calore, non me le fa uscire, posso aggiungere un goccettino, un po' di olio di girasole o olio di riso. Buono, ovviamente spremuto a freddo, biologico, se no metto quello d'oliva che comunque a crudo va bene, anche se ha un sapore un po' forte. Quindi l'ideale è un olio più leggero o un olio di mandorle al naturale per uso commestibile. Comincio a frullare. Ah, aspetta che frullo, ma senza lama. Metto la lama, faccio un rumore strano. Voilà.
Intanto sbadacchio. Allora, in questa fase, come si può vedere, si ha proprio una farina molto fine. Quindi io devo continuare a frullare finché non mi si crea una crema. Abbiamo detto per stimolare questo effetto cremoso posso aggiungere anche un pochino di olio. Devo arrivare a questa consistenza. Eccolo qua, barattolino con già il fiocchettino di Natale. Questa l'ho fatta durante una puntata Rai. Eccola qua. E l'effetto finale è proprio super cremoso. Mamma mia, una roba pazzesca. Non ha zuccheri aggiunti, volendo ci si può aggiungere anche un po' di malto di miele, però l'idea è quello di avere una chicca che faccia anche bene, perché è molto proteica, fa benissimo, non si può esagerare, è molto buona, ma non si può esagerare, perché ricordiamoci, le mandorle vanno consumate senza esagerare, quindi io ad esempio ne consumo massimo 5 al giorno. Quindi la consistenza è questa, meravigliosa. Può succedere che la parte oleosa salga un po' in superficie, come in questo caso, che la parte oleosa è un pochino risalita. Non è un problema perché basta girare così ed è infatti molto più burrosa. Molti lo chiamano il burro di mandorle, quindi è crema spalmabile alle mandorle o burro di mandorle. Questa crema ha una svolta perché si conserva, dato che non ha acqua, si conserva tanto in frigorifero, proprio perché è fatta solo di frutta secca e può essere anche utile per fare un dolcetto estemporaneo. Quindi semplicemente prendo un frutto, taglio una pera a fette, prendo un kaki di quelli un po' duri, no? Che possiamo tagliare a fette e ce la metto sopra. Faccio una tortina di fiocchi d'avena con un po' di miele, ce la metto sopra, la posso usare per la colazione o la posso mangiare a cucchiaini, quindi ognuno trova il suo, io sono per il cucchiaino, quindi buonissima. Adesso aspetto. Allora, è carina anche come regalo di Natale. Perché 200 mandorle? Perché 100 mandorle sono troppo poche per creare quell'effetto oleoso. Ok? Vi ricordo che si possono anche tostare. Tostate, il sapore è ancora più buono, ma sono meno virtuose. Ok, andiamo al prossimo argomento. Vediamo se ci sono delle domande. Allora, controllo, vediamo se le vedo da qui. Ah, ecco perché dovevo spingere play. Eccolo. Se si usano mandorle già pelate, ha comunque senso fare l'ammollo? Ottima domanda. Sì, ha comunque senso per attivare la germogliazione. Ottima domanda. Ciao! Serafina Aguilar, dalla Spagna. Ciao! Ok, perfetto. Allora, andiamo sul prossimo argomento. Si può fare anche con gli arachidi? Sì, con gli arachidi in un secondo viene la crema, molto più semplice ancora. Si può fare anche con le nocciole, infatti spesso quando si tritano le nocciole per fare la nocciolella già esce fuori quest'olio, quindi si crea già la crema di nocciole. Si può fare con quasi tutti i frutti secchi, anche con le noci, quindi più o meno con i pistacchi. E vabbè, che te lo dico a fare. Ok, allora. Allora, prossimo argomento. Cambiamo. Prendo un bicchiere d'acqua perché. Allora. Perché dopo un po' mi dimentico di bere. Ok, perfetto. Allora, prossimo argomento. Adesso cambiamo totalmente argomento. Quindi, dall'alimentazione andiamo sul tema erboristeria, cosmesi e igiene personale. Facciamo l'oleolito a caldo con fiori, erbe e vegetali da fare in un giorno. Cosa ci serve? 400 ml di olio vegetale,
Per olio vegetale intendiamo olio d'oliva, olio di girasole, olio di mandorle, olio di cocco, olio di riso, olio di rosa moscheta e così via. Una pentola con acqua per il bagnomaria, ciotola in vetro o acciaio inossidabile, un contenitore di vetro scuro per conservare l'olio lito, tessuto per il filtraggio a maglia stretta, cucchiaio di legno. Allora, entriamo pure a schermo totale. Allora, innanzitutto l'olio lito che cos'è? È una delle tecniche erboristiche per riuscire a trasferire le proprietà di un'erba, di una pianta, di un fiore, di un vegetale, di una radice all'interno di un olio. Quindi, questa tecnica prevede proprio che l'olio è uno dei vettori. Esistono tante tecniche dove il vettore magari è l'alcol, oppure l'acqua, come nel caso delle tisane, degli infusi, oppure l'aceto, come nel caso degli acetoliti, gli enoliti, dove il vino, il mellito, dove l'estrattore il miele e così via. Quindi, insomma, ci sono tante modalità di estrarre le proprietà. Con un ololito si estraggono ovviamente le proprietà liposolubili, ovvero solubili nel grasso. Facciamo l'esempio l'ololito di calendula o l'ololito di perico, che è questo rosso meraviglioso che si fa in estate per la notte di San Giovanni, è appunto un'estrazione grazie appunto a delle proprietà che ha il fiore di perico di calendula che riescono a essere estratte dall'olio. Per un ololito a freddo servono 21 giorni, serve l'esposizione solare, per cui siamo in inverno e noi lo faremo con il metodo a caldo, che è appunto la digestione a caldo, che si fa appunto in un giorno. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è scegliere l'erba. L'erba di l'erbetta, la pianta, il fiore in base alle proprietà. Faccio un esempio. Una delle più note è la menta. Eccola qui. Un olio alla menta è un olio particolarmente rinfrescante, ma anche dalle proprietà cicatrizzanti, quindi può diventare un olio dopo barba. Oppure posso mettere dentro delle carote. Le carote hanno delle proprietà antirughe, quindi posso fare un olio antirughe. Posso mettere dentro anche dei fiori di calendula, eccoli, sì, di calendola, di lavanda, per fare un ololito lenitivo, adatto alla pelle, sia di grandi che di piccini, adatto anche a lenire le punture di insetti, ma anche a stimolare il sonno, quindi anche un olietto della buonanotte. Posso fare un olio d'ortica e di rosmarino, in questo caso. Cerco di stimolare la crescita dei capelli, il rafforzamento dei capelli. Tutto questo ce l'avete scritto in dispensa, non vi preoccupate. Era solo, insomma, per citare un po' i vari argomenti. Allora, la prima cosa da fare è spezzettare un pochino con l'aiuto di un mortaio le nostre erbe. Ok? Quindi le mettiamo all'interno di un mortaio, come questo. In questo caso scegliamoci, ecco qua, la menta, dove si è andata? Menta qua sotto. Si nasconde, eccola qua. Perché la devo un po' spezzettare? Ah, posso partire da erba secca o erba fresca. La menta, la mentuccia, che è quella anche spontanea, si trova spesso anche sui terrazzi. Quindi devo una tazza, in genere con 400 ml di olio, cioè una tazza di erbe o secco o fresche. Se ne sminuzza un poco alla volta, quindi non la devo sminuzzare completamente, ma la devo leggermente ridurre. Questo perché si creano così più superfici di contatto con l'olio e l'estrazione sarà migliore. Facendone poco alla volta, immediatamente si spezzetta, eccola qua, un po' più fine. A questo punto devo mettere l'olio a bagnomaria a riscaldarsi. Come si fa il bagnomaria? Eccolo qua. Allora, pentolino con acqua. Io il bagnomaria lo faccio, diciamo, non contatto, quindi la ciotolina la poggio sopra e l'acqua la faccio arrivare fino a qui, in modo tale che ci sia il vapore che scalda la ciotolina e non il contatto diretto con l'acqua. Questo cambia di circa 20 gradi la temperatura ed è un modo di mantenere meglio le proprietà dell'olio e della pianta. Quindi metto a bagnomaria il mio olio, lo comincio a scaldare. Quando si scalda, comincio ad aggiungere tutte le mie erbe.
Io l'ho già fatto, ovviamente, mi sono portata avanti, eccolo qui, questo è proprio un olio alla menta, profumatissimo, ha un odore fantastico, devo semplicemente filtrarlo, quindi prendo il mio barattolino, prendo un coglino più piccolo, anzi, conviene prima fare con la bocca per comodità, quindi lo vado a colare. Okay. E faccio scendere tutto l'olio. Presso con un cucchiaio, o ancora meglio, interpongo tra le erbette e il colino un tessuto, in modo tale che io poi quel tessuto lo riesco a strizzare. Quindi faccio scendere l'olio. L'olio peraltro cambia colore e diventa più verdino. Aspetta che qua faccio subito danni. Là. E diventa molto più verde. Allora lo comincio a mettere all'interno di un barattolo, così si vede meglio il colore. Non so se si vede, ma è molto più verdino. Sembra, è un po' il colore dell'olio d'oliva appena fatto, diciamo. E allora, questo olio è molto interessante appunto perché è un olio cicatrizzante. Da utilizzo sia dopo la depilazione che dopo la barba, quindi va bene più o meno per tutti, tranne che per i bambini. Vi ricordo che la menta però è sconsigliata in gravidanza, più gli oli essenziali, ma in generale la menta è sconsigliata in allattamento, gravidanza, bambini piccoli, perché è comunque uno stimolante in qualche modo. Questo olio, la menta, facilissimo da fare, quindi in un giorno va tenuto un paio d'ore sul fuoco, quindi almeno un paio d'orette, dopodiché si spegne il fuoco, si mette un coperchio sopra e si lascia raffreddare il tutto per una notte intera. Quindi effettive sono 8 ore per raffreddarsi e continuare ad estrarre le proprietà, 2 ore di cottura. Non sono poche 2 ore di cottura, ma in genere io sono un po' fissata con le linee, quindi nel pentolino ci scaldo qualcosa, scaldo l'acqua per la tisana, quindi faccio delle cose, oppure la metto a bagnomaria sulla pentola in cui faccio la pasta con sovraffolino, quindi insomma ci possiamo inventare dei modi, oppure faccio la cottura in una grande pentola delle verdure, piattino sopra e sopra la ciotolina e così via. L'altra cosa che si può fare è se accendiamo il termosifone per 2 ore, la temperatura è un po' inferiore, si estraggono meno le proprietà, ma comunque un po' si estraggono. In questo caso ce lo lasciamo in varie accensioni di termosifone, così a quel punto ce l'abbiamo veramente a costo molto piccolo. Una cosa interessante è che questo metodo può essere fatto, ad esempio, anche per uso alimentare. Quindi stiamo parlando di uso topico, l'olio di lavanda, l'olio di calendula, l'olio di carote che è un antirughe. In questo caso, si utilizzano degli oli in base alla parte del corpo. Questo ve l'ho scritto bene in dispensa. Sul viso io farò un oleolito, ad esempio, di fiori di lavanda o carote, e in questo caso scelgo un olio adatto al viso, quello di oliva non adatto, quello di girasole ni, io preferisco gerbe di grano, l'argan, il rosa moscheta, il jojoba, quindi dei binaccioli, degli oli che siano adatti al viso, canapa, e faccio un'estrazione del genere. Invece per il corpo va bene olio di cocco, olio di mandorle e olio di gerbe di grano, perché ricordiamoci, è un olio di produzione italiana anche abbastanza economico. Peraltro, lo dico sempre, io non faccio pubblicità a nessuno, ma consiglio le cose che utilizzo io e quindi all'interno della dispensa trovate anche dei link attivi legati sempre a Macrolibrarsi, ma per comodità, ma li potete comprare anche in erboristeria o nei negozi bio, anzi supportiamo le erboristerie, i piccoli negozi di quartiere e lì ci sono un po' di marche varie, ce ne saranno una ventina, che in genere utilizzo io, comunque mi sono trovata, ma ognuno può scegliere le proprie. Vi ho messo anche delle indicazioni per una questione di prezzo, mettendovi anche dei prodotti che hanno una buona qualità, un'ottima qualità con un prezzo corretto, spesso molto buono.
tipo il germe di grano, 5 euro, una boccettina da 200 millilitri, 6 euro, non mi ricordo. Comunque un prezzo molto buono, ecco. E, ok, giusto piccolo panegirico. Se si fa questa produzione con l'olio di cocco, il risultato, l'olio di cocco lo sappiamo, a fornello tende un po' a sciogliersi. Ve lo faccio anzi vedere, l'olio di cocco è... No, dove sei andato? Questo è l'olio di mais, dove sei? Ieri sei olio di cocco, eccolo qui. È duro, se lo metto a bagnomaria diventa oleoso come l'olio di mandorle, e però facciamo la nostra macerazione. L'effetto finale è molto bello perché dopo averlo colato nel colino, lo mettiamo in un contenitore e lui si risolidifica. Quindi, se lo facciamo, che ne so, olio di cocco e menta, olio di cocco e lavanda, olio di cocco e carota, cambierà colore. Quindi sarà un po' aranciato con quello della carota, un po' verde con quello della menta e dell'ortica e del rosmarino e così via. E in quel caso abbiamo un burro che si può usare più o meno per le varie preparazioni. E una cosa importantissima, per uso topico gli oli si utilizzano sempre su pelle bagnata, altrimenti non si emulsionano bene, e soprattutto a lungo andare la pelle si secca perché ha bisogno di acqua. Se l'acqua non gliela diamo noi, lei la prende da dentro, e quindi no, sempre mettere pelle bagnata e fammi spalmare l'olio. Peraltro così non divento tutta oleosa, viscidosa, ma si emulsiona immediatamente. Tutto ciò che abbiamo detto per i capelli va ovviamente sulle punte, ok? Nel caso invece dell'ololito di rosmarino, dato che deve stimolare la crescita, andrà un pochino sulla cute, e quindi meglio farlo con un olio come ad esempio quello di jojoba, che è abbastanza leggero. Anche l'olio di cocco è adatto per i capelli, o l'argan, o il germe di grano, ancora meglio perché è di produzione italiana, e in quel caso si mette sulla cute. Ok, diciamo che su questo ci siamo, molto molto semplice. In dispensa, vi ripeto, vi ho messo ololito lenitivo per grandi e piccini con la lavanda. E per i capelli abbiamo detto che è ortica e rosmarino, antirughe è con invece la carota e il deodorante, e no, basta, e adesso passiamo al deodorante. Allora, deodorante solido, quelle di cosmetica sono un po' più veloci, infatti siamo stati un po' di più su quelle legate all'alimentazione. Il deodorante solido è facilissimo da fare. Vediamo subito gli ingredienti. Cosa ci serve? 2 cucchiai di olio di cocco bio, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaio di amido di mais, 18 gocce di tea tree oil o di lavanda, ovviamente olio essenziale alla lavanda, vasetto a chiusura ermetica. Costo del prodotto fai da te 2 euro circa per un super deodorante. Allora, adesso devo, mi tolgo innanzitutto le cose che non mi servono. Via. Prendo il kit igiene personale, mi ero preparata il piattino. Allora, quindi prendo, allora, l'olio di cocco è questo, ma prenderò anche l'olio di cocco che ho appoggiato sul termosifone per scioglierlo, quindi vado al termosifone, arrivo subito, eccolo qui, così vi faccio vedere anche com'è l'olio di cocco sciolto. Eccolo qui, quindi posizionato su un termosifone diventa appunto, sembra olio di mandorle, però a temperatura ambiente in frigorifero ha questa consistenza e sembra un burro. Allora, abbiamo detto che ci serve 2 cucchiai di olio di cocco, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio che serve a regolare il pH e a evitare appunto i cattivi odori. Quindi la prima cosa, comincio a mettere l'olio di cocco all'interno del bicarbonato, prendo pure l'amido di mais che era solo una un cucchiaio e ce lo aggiungo. Ok, ah, me lo preparate il cucchiaio di là, va bene, giro, ok. Prima giro, dopo andrò a mettere l'olio essenziale. Giro, 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 giro. Quindi creo un impastino. In questa fase è tutto molto morbido perché
Ovviamente l'olio di cocco è sciolto. Perché utilizzo l'amido di mais? Perché l'amido di mais invece tende ad assorbire il sudore. L'olio di cocco è un olio molto interessante a livello di utilizzo sulla pelle, proprio perché in qualche modo risulta uno di quelli che risulta più antisettici per gli acidi che contiene e così via. Ed è tollerabile molto dalla pelle e sul deodorante devo dire che è molto molto efficace. Quindi in questo caso ovviamente è ancora liquido perché si deve sciogliere, si deve raffreddare l'olio di cocco. E dopo aver miscelato il tutto vado ad aggiungere il mio tea tree oil, l'olio essenziale di lavanda. Fra i due è più efficace il tea tree oil, ma va bene anche quello alla lavanda se non amiamo il tea tree oil. Possiamo anche fare 9 gocce di tea tree oil, 9 gocce di lavanda. L'importante è che il totale rimanga 18. Mi raccomando, gli oli essenziali della scuola, ne parliamo tantissimo, ne abbiamo parlato anche con delle lezioni specifiche, sono estremamente concentrati. Quindi tutto ciò che contiene oli essenziali, l'ideale è fare anche una prova su delle piccole zone del corpo, come ad esempio, ovviamente miscelati, non a contatto puro, una piccola zona del corpo come sulla caviglia, quindi non una zona visibile, ma una zona un po' meno visibile con una parte della pelle forte. Tendenzialmente il tea tree oil e la lavanda sono molto ben tollerati, però è sempre importante fare delle prove. Quindi aggiungiamo 18 gocce. Ok, profumo di tea tree oil. Giro, buonissimo. Che buono. E metto poi immediatamente in un vasetto in modo tale che l'olio essenziale non evapori. Vi faccio vedere il risultato finale. Ciao da Pino, eccolo qui. Questo è il mio deodorante che mi porto dietro, che appunto è solido, molto comodo da portare anche in viaggio, in palestra. Piccolino, si può portare in borsa, si può mettere addirittura in contenitori piccoli piccoli, tipo quelli del burro cacao, proprio pronto all'uso. Quanto dura e quanto se ne usa? Dura 36 ore, 36 ore e costa 2 euro. E guardate quanto ce n'abbiamo, e quei 2 euro che abbiamo speso per questo prodotto in realtà ci dureranno 3-4 mesi. 3-4 mesi. Quanto costa il deodorante commerciale? Din din din. E basta, la smetto. Scusatemi, corro. Sono sempre un po' romana, ecco. E quindi, insomma, abbiamo detto, comodissimo da portare. Ovviamente si può fare anche la versione in polvere, che è questa, che ha gli stessi ingredienti, tranne l'olio di cocco e un po' meno di gocce, quindi ha 15 gocce di tea tree oil. E non ha l'olio di cocco, però insomma oggi ci siamo visti la versione in crema che è molto molto comoda, è molto carina anche come regalo natalizio, quindi potete fare come kit natalizio, che ne so, le cose che abbiamo fatto stasera, per dire la crema di mandorle, un oliolito alla menta oppure alla carota, quello che vi viene in mente, basilico, rosmarino, e potete fare poi appunto un odorante o un profumo. Una cosa sull'oliolito che volevo dire, ve l'ho anticipato, è che si può utilizzare a livello di alimentazione, quindi si può fare ad esempio lo stesso identico metodo a caldo per 2 ore sul fornello e poi lasciamo raffreddare per una notte anche ad uso alimentare, come ad esempio con del peperoncino. Lo stesso oliolito alla menta è un olio alla menta che può essere utilizzato in alimentazione, in quel caso lo facciamo con olio d'oliva. Possiamo fare anche degli oli speziati, tipo olio alla cannella. Dove sei andato? Eccola. Quindi ci possiamo un po' divertire per fare anche degli oli a livello di alimentazione. Quindi magari anche lì possiamo regalare un olio alla buccia di limone, un olio alla buccia, alla scorza di arancia, un olio al peperoncino e un olio, e tutte buccettine piccole, mediterraneo, quindi che abbia salvia, rosmarino, timo, maggiorana e così via. E il metodo è lo stesso, non dobbiamo aspettare 21 giorni se facciamo la digestione a caldo. Ok, sul deodorante non so se ci sono domande, dovrebbe essere abbastanza semplice quanto se ne mette una puntina piccolina. Vediamo la domanda. Ok,
Eccola qua. Deodorante macchia di sudori? Assolutamente no. Ottima domanda, perché come si utilizza? Se ne preleva una piccolissima quantità, piccola piccola, e si va a massaggiare sotto l'ascella, ok? Come vedete, non rimane neanche particolarmente unto. Se sentiamo la pelle unta, possiamo comunque tamponare con un asciugamano, ma non si ha quella sensazione, quindi non vi preoccupate. Se ne usa davvero poco ed è estremamente efficace. Non so se ci sono altre domande. Oh, vedo in video 2000 ciotoline Bartolini. Male, perché stiamo facendo tutte le nostre autoproduzioni. Allora, prossima domanda. Ciao Maria Luisa, si può usare anche il burro di karité al posto dell'olio di cocco? Sì, assolutamente sì. Peraltro, il burro di karité, ottima domanda, è molto molto arricchente per la pelle, estremamente delicato. Quindi, ad esempio, per gli adolescenti si può fare la variante con il burro di karité. Ottima domanda. Allora, non so, tanto vedo che vi state mandando una marea di messaggi per la kombucha. Qualcuno, ho visto c'era una domanda sul tritatutto. Io sto utilizzando un tritatutto. Allora, io ho anche elettrodomestici anche un po' più. Domanda di Marilena, poi dove. Allora, il tritatutto sto utilizzando degli elettrodomestici a buon mercato, non servono cose particolarmente complicate tipo robot, bimbi, eccetera. Quindi va benissimo un tritatutto normale. Il frullatore che avete visto è un mini beamer da 14,90 euro, quindi non servono grandi spese. E quanto dura? Non ho, 36 ore, intendevo, è la durata effettiva del lavoro che fa il deodorante. Quindi io lo metto sotto l'ascelle e mi dura 36 ore, quindi non dura un giorno, ma dura un giorno e mezzo. E invece la durata del deodorante a livello di conservazione è di 3-4 mesi. Perché? Perché dopo quel tempo evaporano gli oli essenziali. E si può fare anche con altri oli, potresti mettere un olio di mandorle, però è un po' meno efficace dell'olio di cocco. A quel punto ti consiglio la ricetta in polvere, che è 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaio di amido di mais, 15 gocce di tea tree oil. Molto molto semplice. Allora, non so questa domanda, perfetto. Allora, dove si acquista l'olio di cocco? Lo puoi acquistare nei negozi biologici, è facilmente reperibile negli alimentari, perché addirittura si usa a livello alimentare, lo puoi prendere su MacroLibrarsi, ma come vi dicevo, prima scelta è sempre il negozio fisico, quindi una bella erboristeria, un negozio bio per sostenere le piccole filiere, insomma, diciamo di quartiere. Ok, andiamo allora al penultimo argomento, così finiamo per le 22:30 in tempo per la fine della serata. Prossimo argomento, allora, è il profumo spray con varianti aromatiche. Cosa serve? 100 ml di alcol alimentare, il buon gusto, il classico, quello che si usa per fare il limoncello, il mirto che si fa in questo periodo. Anzi, chi sta facendo il mirto? 20 ml di acqua distillata. Potremmo anche non mettercela, questa serve un po' per diluire, adesso lo vediamo. 20 gocce di oli essenziali oppure un mix di oli essenziali. L'alcol alimentare funge da fissativo e aiuta a miscelare gli oli essenziali. Si può usare anche della vodka, bianca, ovviamente non vodka, il melone o altre cose, però è meglio usare ovviamente l'alcol alimentare a buon gusto. L'acqua distillata serve un pochino a diluire la fragranza, a diluire questa fragranza e soprattutto l'alcol, per renderlo un pochino più diluito, ma anche l'alcol più diluito, quindi meno forte sulla pelle. Allora, come farlo? Beh, qui via da sé è già praticamente fatto, nel senso, rientriamo pure a schermo intero. Boom, qua è caduto tutto.
Allora, io l'ho già fatto ovviamente, ma volevo parlare un pochino di oli essenziali. Allora, ho già messo all'interno della mia boccetta 100 ml di alcol alimentare più 20 ml di acqua distillata. In questo caso l'acqua potete anche non metterla, l'importante è che poi non lo spruzzate sul viso, è sempre alcol. Non è un problema se una volta lo spruzzate, però tutti i giorni l'alcol sul viso o sul collo non va bene, sui vestiti invece va bene. Gli oli essenziali, allora io questa sera ho pensato di, il mio preferito dell'ultimo anno è l'olio essenziale di Lizzea. Qualcuno lo conosce o lo usa? Per me è difficile spiegarlo, io spe anche il dispenso ho scritto così, sa di paradiso, cioè sa di un paradiso, avete presente quelle situazioni che uno si immagina tipo fra le palme, un paradiso naturale, le palme, i fiori, cioè una meraviglia proprio. Niente, questo odore, in Oriente si dice che avvicina agli angeli, si dice che... come si dice, richiami i grandi paesaggi, il senso naturale che sia un po' agrumato, un po' floreale, un po' speziato, insomma è fantastico. Io veramente lo adoro. Potete utilizzare anche degli oli essenziali a preferenza, quindi vediamoli un pochino. Qua ho portato ad esempio anche quello di arancio, perché è molto un po' natalizio, invernale, ma ricordandovi che gli oli essenziali agrumati non devono andare con esposizione solare, quindi vuol dire che non li spruzzo sulla pelle, ma sempre sugli abiti. Allora, io vi ho messo un po' di consigli, tipo note agrumate, oli essenziali di bergamotto, non so se lo conoscete, adoro, è una cosa buonissima, è a metà fra gli agrumati e i floreali. Poi il mandarino, il limone, l'arancia, la vaniglia, come nota dolce. Nota paradisiaca, ho scritto Lizzea, nota floreale, lavanda, rosa, neroli, gelsomino, note legnose, speziate, orientali, ad esempio yang yang, patchouli, sandalo, cedro, vetiver, zenzero, cannella e così via. Insomma, avete un po' di consigli di oli essenziali. Potete fare un mix, poi c'è tutto un discorso, ad esempio nella scuola ne parliamo, la piramide olfattiva, gli oli essenziali andrebbero miscelati, una nota di testa, una nota di cuore, una nota di fondo, le note di fondo sono quelle più speziate, più legnose, le note di testa sono quelle più agrumate, le note di cuore sono quelle un po' più floreali. Quindi si creano dei mix che aiutano proprio ad arrivare in un modo ancora più potente. Però ne potete anche scegliere uno solo, tipo questo, io l'ho fatto di pino, che questo mi adoro. Ah, vedi, il pino non l'ho messo in dispensa, magari lo aggiungo perché è meraviglioso, lo uso sia per il corpo che per la casa che per la macchina. Quindi in realtà questo spray va bene anche per la casa. Faccio l'esempio, io lo metto vicino alla porta, quando sta per entrare qualcuno. Spruzzo, ecco, adesso sono andato sul computer e c'è questa cosa che tutta la casa sa di pino, quindi chiunque entra fa, oddio, che buon odore, sembra di essere entrati in un bosco. Questa cosa mi piace tantissimo, perché se magari un po' di cose in disordine, l'odore mistifica un po' il tutto. E vi potete un po' divertire. Andiamo al prossimo argomento, che è il percarbonato di sodio, quindi parliamo di detersivi. Parliamo anche un pochino di lettura consapevole delle etichette, perché il percarbonato di sodio, che è un igienizzante e uno sbiancante, che va bene sia per il bucato che per le superfici di casa, è in realtà un'alternativa ecologica molto più efficiente del suo nemico chimico commerciale, che è lo sbiancante ottico, ovvero un ingrediente capace di mistificare la percezione dell'occhio umano tramite un azzurramento del colore modificando i raggi UV, per cui in qualche modo questa sorta di patina luminosa si deposita sul tessuto, copre la macchia c'è. Ma non la vediamo, tant'è vero che lo dico spesso, mi capitava di andare, mamma lavava con questi prodotti quando ero un po' più giovine, andavo in discoteca con le luci, quelle viola, no? Quelle UV,
A un certo punto mi spuntavano sulle cose, soprattutto chiare, queste macchie. Tornavo a casa e non c'erano più e per anni non ho capito cosa fosse. Non so se vi è mai capitato, magari scrivetelo nei commenti. E niente, quindi questo adesso lo so. E oltretutto gli sbiancanti ottici portano a, sono degli stimolanti di dermatite, di irritazione. Cosa che ho vissuto sulla mia pelle, ho visto su tante altre persone, soprattutto nelle zone dei polsini o del collo, quando magari nelle lavanderie vengono utilizzati questo genere di prodotti. Infatti anche lì si può anche chiedere alle lavanderie di utilizzare degli sbiancanti naturali come il percarbonato. Magari lì si può proprio portare il nostro prodotto e chiedere se è possibile fare una cosa del genere. Ma vediamo come si usa. Allora, abbiamo detto che è una materia prima che si compra nei negozi biologici, nelle erboristerie, anche negli alimentari, addirittura nei supermercati attualmente, ed è un sale cristallino biodegradabile che si decompone nell'ambiente molto facilmente, si attiva a 30 gradi, ma arriva alla sua massima potenzialità a 50-60 gradi, dove libera ossigeno attivo. Come si utilizza? Allora, innanzitutto lo vediamo. Ecco qui l'amorino. Il percarbonato di sodio è un po' più granuloso del bicarbonato, non è bicarbonato di sodio, è percarbonato di sodio. È un pochino più polveroso, sembrano delle micropalline. Come si utilizza? Allora, cosa più facile? Due cucchiai, uno e due, direttamente nell'oblò della lavatrice prima di ogni lavaggio. Uno se c'è poco bucato e soprattutto non è molto sporco, due per un bucato molto sporco. È pazzesco, smacchia sia bianchi che colorati, tutti i tipi di tessuti, è eccezionale. Ma la cosa più eccezionale è il pretrattante. Allora, a me è capitato anche su macchie in cui sono stati usati tutti gli smacchiatori commerciali. Non veniva via, ho fatto il mio pretrattamento con il percarbonato di sodio e la macchia è venuta via. Come farlo? Allora, prendo un pizzico d'acqua bollente e ci aggiungo il mio percarbonato di sodio. Faccio un impastino, eccolo qua, questo impastino, e lo vado a posizionare sulla macchia. L'acqua deve essere molto calda. Più o meno 60-70 gradi, anche 80 perché poi scende velocemente. Lo lascio a contatto per circa mezz'ora, un'ora, dopodiché lavo in lavatrice o lavo a mano. È pazzesco, ma quando il cavo è asciutto, la macchia è completamente sparita. Può sembrare impossibile, funziona con le macchie di fango, il corredo ingiallito, si può fare anche un ammollo di capi ingialliti in una bacinella dove mettiamo appunto del percarbonato di sodio. In genere, quanto vi ho messo qui? Per un'ora, ok, un cucchiaio, ah no, due cucchiai di percarbonato di sodio per un'ora in 2 litri d'acqua, eccolo. Perfetto. Poi altre cose che possiamo fare: pulizia dei tappeti, si può fare appunto una crema liquida che poi andiamo a risciacquare. Se riusciamo a lavare il tappeto o la lavatrice, ancora più semplice. L'altra cosa molto importante è l'igienizzazione e il lavaggio dei pavimenti. Qualsiasi tipo di strumentazione relativa ai neonati che deve essere perfettamente igienizzata può essere lavata con una soluzione di acqua e bicarbonato. Che è solitamente uno o due cucchiai in 1 litro di acqua, sempre calda, quindi quando parliamo di acqua è sempre a circa 60 gradi e diventa appunto una lozione estremamente igienizzante. Stessa cosa con le ciotole, i giochi degli animali domestici se vogliamo igienizzare. Stessa cosa se vogliamo igienizzare le superfici di casa. Essendo basico, non rovina situazioni come marmo, legno, granito, tant'è vero che è adatto anche a tutti i pavimenti di casa. In questo caso ne utilizzo un paio di cucchiai, mezzo bicchiere all'interno di un secchio con 3 litri di acqua bollente. Lavo i miei pavimenti, lavo tutto, dopodiché ovviamente risciacquo. Facilissimo da trovare in commercio, questo veramente ve lo straconsiglio. Non so se ci sono domande sugli ultimi due argomenti.
controllo anch'io. Ah, qualcuno mi chiede, Simona, se va bene sui colorati, sì, colorati bianchi e scuri, va bene su tutto. Allora, invece Viviana chiede, nei lavaggi decolorati il percarbonato potrebbe lasciare alloni bianchi sul bucato? No, proprio perché non va bene, ad esempio, se lavi a 25 gradi, a 20 gradi, cosa che non fa mai nessuno, non va bene perché non si attiva e non si scioglie bene. Ma già da 30 gradi in su si scioglie perfettamente, quindi va benissimo. Anna Maria, ad esempio, vedo che lo utilizza sempre per il bucato dei capi bianchi, però Letizia non è efficace sulle macchie di cibo sulle tovaglie. Come mai? Allora, guarda, io ti dico, riesco a smacchiare sempre tutto. E non ho mai avuto problemi. Mi viene da chiedere che marca utilizzi e lavi in questo caso, essendo una tovaglia, la dovessi lavare a 50-60 gradi a pieno carico anche per una questione di evitare sprechi. Sandra dice anche lana con il percarbonato. Io lavo anche la lana, non è straconsigliato, ma non è consigliato per un discorso di temperature perché la lana andrebbe lavata a freddo e quindi la laviamo a 30 gradi, non è proprio freddo, ma una temperatura ambiente. E in quel caso mettiamo un po' meno di, come si dice, di percarbonato. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Allora, altre domande. Ah, per i pavimenti, perfetto. Allora, direi che allora, ma si usa, c'è una domanda di Daniela. Ecco Luca, per alcol alimentare intendi quello per fare liquori o alcol di aceto? No, quello per fare liquori, alcol buon gusto, classico per uso alimentare. Allora, Daniela chiede se si usa il percarbonato di sodio in sostituzione del detersivo. E no, non è in sostituzione del detersivo. Leggo un po' di domande random, diciamo velocemente. La domanda successiva, perché c'è una marca particolare? No, però in ogni cosa, spesso è il produttore. Se non ti funziona sulle tovaglie, che è strano, o lavi a temperatura troppo bassa, oppure potrebbe essere la marca che magari è un prodotto non abbastanza concentrato. Ecco, se prendi un bio certificato, Ecolabel, cioè le certificazioni che ci sono, sicuramente va benissimo. Allora, anche Ignazia dice che anche lei le macchie sulle tovaglie non vanno via. Tovaglie di cotone, cioè tovaglie, anche magari ditemi anche il materiale. No, lavo a 60 gradi. Allora, ditemi anche il materiale. Se non vi va via con il lavaggio, perché magari ho una macchia di vino anche un po' vecchia, una macchia di grasso, potete fare quel pretrattamento che vi dicevo, cioè la pastella di percarbonato di sodio e acqua bollente, la stendete sulla tovaglia e dopo mezz'ora mettete tutto in lavatrice. Così sicuramente è molto più ancora più efficiente, ecco. Direi che ci siamo, poi sicuramente ci sono tantissime altre domande. Questa voleva essere un po' una lezione, diciamo, introduttiva sul tema dell'autoproduzione, che è un po' legata proprio a un percorso di autoproduzione. Come sapete, appunto, è collegata alla scuola dell'autoproduzione sul portale Cosapere. Per mail, poi troverete tutte le indicazioni. Se qualcuno volesse poi entrare appunto nella scuola, ci sono una ventina di posti, vi ripeto che c'è una promo con 40 euro di sconto da 3,27 a 2,87. Mi sa che non l'ho detto prima, l'iscrizione è a vita, con accesso da qualsiasi tipo di piattaforma e in generale aperta a tutta la famiglia, quindi insomma non solo alla persona che si iscrive e per il periodo natalizio, quindi fino al 7 gennaio, per chi si iscrive c'è anche una lezione privata, che così magari uno dice vabbè, però se vi va c'è anche una lezione privata in una videochiamata e niente questo, quindi insomma se vi va.
potete inoltrare la dispensa a chi volete, potete inoltrare il video a chi volete, non amo tenermi le cose, ma insomma mi piace la condivisione dei saperi. Grazie per tutti i messaggi, i contributi, grazie a tutte le persone che stanno seguendo questa diretta. Ci sono state 1.000 persone iscritte, quindi grazie tantissimo perché l'abbiamo pubblicata 2 settimane fa. E niente, quindi ci vediamo in altri momenti con molte delle persone che ci stanno seguendo, ci si vede in giro per l'Italia. Ringrazio la regia Paolo Farneti che dà una mano su tantissime tematiche di Ego Sapere, oltre ad essere un artista. E vi ringrazio veramente, grazie a tutte e tutti. Sempre per il calore, proprio, mi piace, è sempre un modo friccicoso, friccicoso, quindi grazie tantissimo perché ovviamente sarebbe meglio fare eventi con 1.000 persone dal vivo, ma non sempre normale, è facile. Se volete, avete poi anche nella newsletter, quella del mio blog che autoproduciamo, metto poi tutti gli eventi che faccio in giro per l'Italia, quindi ci si può vedere in corsi, eventi, conferenze, eccetera. E direi che a questo punto ci salutiamo. A prestissimo, abbracci, 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 ciao!